Classificato PG18 hey, ⁇ Ehi, what's cracking? Franklin Clinton, dog, I'm the manager. <laughs> I'm a hustle that made Now I work with rich folk who got rich folk problems, and they don't know how to deal with it. But damn man, I miss getting these hands dirty. Uh, I've been around Marathon, to one big client, one A-list name, and we straight. Okay, what you trying to do now? What I'm always trying to do, I'm trying to work. You with me? Yes, love. dances. Big shot, pin the pump. Make me reminisce upon. I remember me and Dolph. I liked it. Dickie's on. What was that in 93? You probably wasn't even born. Dre, I think you need the bro. What's happening, dog? I'm Lamar Davis. I'm sure my colleagues have told you about me. Weed through the weeds, smoke. Trees where my seeds grow. Let them try to press, get shot like a freak. Salve a tutti ragazzi, sono ZetaWillix e oh mio dio ragazzi! Nuovo DLC in arrivo 15 dicembre a tema hip hop, a tema gangsta, veramente tanta roba, ragazzi, sono felicissimo. Spero che questo DLC non sarà una delusione perché dal trailer promette veramente molto, molto bene. Sarà che magari sono talmente in hype. Per il fatto che appunto sarà un tema DLC pop è una cosa che veramente mi rende troppo felice. Io sono cresciuto con le canzoni di Dr. Dre, con le canzoni di Eminem che mettevo nell'MP3 da piccino. E veramente ragazzi, questo per me è un trailer della Madonna, ragazzi. Sono veramente troppo contento anche per il fatto che Franklin Clinton, ragazzi, sarà il nostro boss, sarà il boss, sarà il gestore del nostro business e di che cosa parlerà questo business? Da quanto ho letto nell'articolo che adesso vi andrò a leggere, non c'è proprio uh, una vera e Specifica, come possiamo dire tipo argomento come ad esempio il bunker dobbiamo rubare le, le scorte delle armi per la gente oppure appunto nel nostro ufficio possiamo fare recupero di veicoli oppure di magazzini a quanto pare ragazzi qui non ci sarà una vera e propria tipologia di business tipologia di affari perché qua dice che dovremo appunto risolvere i problemi dell'alta società eh, di Vinewood quindi sicuramente andrà a missioni ci saranno un sacco di missioni che dovremo fare per i VIP insomma di Vinewood tra cui il mitico Dr. Dre. Insomma, già che ci sono, faccio prima a leggervi l'articolo. Il nuovo DLC si chiamerà The Contract. Sarà una nuova storia di GT Online con Franklin Clinton e i suoi associati. Insomma, i suoi amici. Dovremo prepararci per una nuova avventura con Dr. Dre. Nuova musica e molto altro in arrivo il 15 dicembre. Il DLC ovviamente uscirà il 15 dicembre. Molto strano che uscirà mercoledì. Non è mai successo nella storia di GT Online che un DLC uscisse il 15 dicembre, a quanto pare nella prima volta della storia di GT Online un DLC uscirà di mercoledì. Da quando ha messo in ginocchio la Union Depository con i suoi complici, praticamente la Union Depository è tipo una banca che hanno rapinato Franklin, Trevor e... Michael nella storia eh, di GTA V, il rinomato criminale di Los Santos Franklin Clinton ha fatto moltissimi passi in avanti perché a quanto pare GTA Online, a quanto pare questa volta in questo DLC GTA Online si ambienterà dopo la storia, appunto, di Grand Theft Auto 5, dato che appunto abbiamo Franklin Clinton, se così possiamo dire, nella vetta di Los Santos. L'articolo dice che eh, ci daranno il benvenuto alla Franklin Clinton e Associati, insomma, volevano dire tipo una specie di impresa di Franklin Clinton, insomma, la nuova agenzia soluzioni VIP creata per aiutare l'elite di Vinewood a risolvere i problemi dell'alta società. Franklin avrà bisogno di due cose, un socio affidabile e un cliente facoltoso e influente. Con il nostro amico di vecchia data e aspirante imprenditore di cannabis Lamar Davis a occuparsi dei contatti, potremo diventare il socio che aiuterà Franklin a portare l'agenzia al successo. Nel frattempo, dall'altra parte della città, DJ Pooh ha contattato Franklin per parlargli di un potenziale cliente, ovvero il mitico Dr. Dre, un suo grande amico. Nella confusione generale durante il viaggio verso Caio Perico l'anno scorso, pare che il cellulare di Dr. Dre non sia andato semplicemente perso, insomma il filmato che vi feci vedere qualche giorno fa, ma che a quanto pare sia proprio caduto nelle mani sbagliate. Come se non bastasse, contiene materiale estremamente prezioso, musica inedita di Dr. Dre. Questa potrebbe essere una grande occasione per l'agenzia di Franklin. Preparati per un viaggio scatenato attraverso lo Santos, dalle vie malfamate del vecchio quartiere di Franklin alle feste più esclusive, da ville sfarzose fino addirittura all'ufficio dell'FBI, dovremo unirci a Franklin, l'esperta hacker Imani, il fido Chop, addirittura tornerà anche il cane di Franklin ragazzi, tanta roba, veramente tanta roba, chissà come funzionerà, insomma poi sono, sono curioso di vedere come, come funzionerà diciamo lo script del cane su GTA online che, che ignorantate ragazzi, mentre dovremo rintracciare i preziosi brani di Dr. Dre e restituirli appunto alle gitti Proprietario. Segui il newswire di Rockstar nei prossimi giorni per sapere di più su The Contract, in arrivo il 15 dicembre su GTA Online. Scopriremo ulteriori dettagli su una nuova stazione radio molto eclettica, gestita da personaggi davvero speciali. Aggiornamenti unici alle stazioni radio esistenti, che includono nuovi brani e inediti di Dr. Dre. E una lunga lista di artisti di rilievo. Infatti, per chi non lo sapesse, tipo il nostro Moder di fiducia retweetò eh, il tweet di un producer chiamato Black Mass. Che a quanto pare anche la sua musica comparirà in questo nuovo DLC. Avremo diverse opportunità di lavoro nell'agenzia, una serie di missioni a scelta per i giocatori che hanno voglia di sporcarsi le mani, nuove armi, nuovi veicoli e molto altro ancora. Sicuramente Rockstar Games ci farà vedere un sacco di cose nei prossimi giorni. Possiamo vedere, tipo, uh, come è fatta l'agenzia di Franklin. Un nuovo veicolo chiamato Inus Jubilee. Il lancia compatto MP. Che a quanto pare sarà una pistola che sparerà, tipo. Colpi a impulsi elettromagnetici che per chi non lo sapesse praticamente sono tipo una cosa diciamo tra virgolette che spegne no? l'elettricità nelle tecnologie tipo ad esempio spegne la macchina eh, spegne le luci di casa nostra insomma il concetto detto molto ignorante è così ecco quindi sarà tipo una specie di pistola che spegnerà tutto ciò che ha elettricità se così possiamo dire ci sarà anche la stun gun sarebbe praticamente quella pistola di GTA 5 tipo quella Pistola che immobilizza i civili I giocatori e così via C'è già tipo la pistola stordente Nella storia di GTA 5, su GTA Online Era già presente ma con le mod Adesso invece a quanto pare Verrà rilasciata proprio in questo DLC L'armeria che a quanto pare sarà Tipo nello studio musicale Di Dr. Dre, da quanto vedo Non ho capito bene, da quanto si vede In questa foto sembra tipo che dietro c'è Lo studio musicale, poi magari sto dicendo Una cazzata, comunque ci sarà L'armeria e un nuovo veicolo Super tipo sportiva chiamata Dubash Champion, veramente tanta roba per il momento. Abbiamo eh, queste informazioni da quando vi sto facendo questo video. Se ci saranno altre informazioni da parte di Rockstar Games, ovviamente vi porterò il video. Quindi magari mi raccomando, attivatevi la campanellina se non volete perdervi eh, news su questo nuovo DLC. Da ZetaWillix è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate tra i commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video.